Salve a tutti voi, grazie per seguire questo canale. Parleremo della vitamina K, o per meglio dire delle vitamine K, vedendo alcuni aspetti che riguardano la vitamina K1 e la vitamina K2, ma anche la vitamina K3. La vitamina K è stata identificata per la prima volta nel 1936 come un fattore chiave della coagulazione del sangue. Quando i polli sono stati alimentati con una dieta a basso contenuto di grassi, hanno mostrato una capacità di coagulazione significativamente inferiore, con conseguente sanguinamento. È stata analizzata la frazione lipidica della dieta ed è stato scoperto un nuovo fattore antiemorragico. A questo fattore liposolubile è stata assegnata la prima lettera disponibile dall'alfabeto, che coincideva con la prima lettera della parola tedesca Coagulation. Da allora sono state scoperte funzioni non coagulanti che hanno attirato l'interesse della ricerca in diversi campi a livello mondiale. La famiglia della vitamina K è composta da più molecole liposolubili, strutturate in modo simile e contenenti una struttura ad anello, il 2-metil-1,4-naftolochinone, chiamato menadione. Il menadione è di origine sintetica, anche se a causa degli effetti avversi segnalati dell'emolisi e della capacità di danno epatico, non rientrano nell'ambito di questo video. Ricordo che questa molecola si usa nel mangime dei polli dal 1958, ma non per uso umano nei paesi occidentali, ma come farmaco nei paesi orientali come l'India, che è di sintesi a più basso costo. Naturalmente la vitamina K si presenta come due vitamine, la vitamina K1, nota anche come filochinone, e la vitamina K2, indicata anche come menachinone. O MK. La vitamina K2 può essere suddivisa in sottotipi, vale a dire a catena core, cioè il menachinone 4 o MK4, e a catena lunga, cioè il menachinone 7, 8 e 9. Per la vitamina K2 al momento non esiste una dose giornaliera di riferimento ufficiale, tuttavia gli effetti della K2 sul miglioramento della salute nella malattia cardiovascolare e sul metabolismo osseo sono molto noti, oltre sulle malattie renali croniche e in particolar modo sono state oggetto di ricerca negli ultimi decenni. Secondo i LARN, cioè il livello di assunzione raccomandato di nutrienti per la popolazione italiana, la raccomandazione di vitamina K è di 1 microgrammo/chilogrammo di peso al giorno, che si raggiunge facilmente con una dieta equilibrata e bilanciata e con le adeguate combinazioni alimentari. Nonostante si tratti di una vitamina liposolubile, la vitamina K ha un basso potenziale di tossicità se assunta per via orale, mentre cambia se assunta per via endovenosa, ma questo è un altro argomento. Infatti, al di là di possibili reazioni allergiche, non è nota alcuna tossicità associata ad alte dosi di vitamina K a livello dietetico o integrativo, sia del filochinone, cioè vitamina K1, che del menachinone, vitamina K2. Per questo motivo non è stato fissato un livello di assunzione superiore. Sebbene la vitamina K abbia un basso potenziale di tossicità, può interagire con alcuni farmaci, come il Warfarin, oppure con degli antibiotici. È estremamente importante l'assunzione dietetica di vitamina K sia controllata regolarmente e sia costante nel tempo per evitare una inibizione della funzione di questo farmaco anticoagulante, ancora oggigiorno molto utilizzato. Ma anche se la vitamina K ha una bassa tossicità orale, dalla relazione annuale del 2018 del National Poison Data System si parla di aggiunte di vitamine che vengono oramai poste in tanti alimenti confezionati, in quanto le fasi di lavorazione abbattono i livelli naturali presenti nell'alimento. Infatti, nel 2018 le vitamine sono state le responsabili di 58.862 eventi tossici negli Stati Uniti, di cui 41.581 delle quali hanno coinvolto bambini di età inferiore ai 5 anni.
Ricordo inoltre che esiste una parte oscura di dati che non vengono dichiarati. Questo per far comprendere l'importanza di una dieta multivariata a tutte le età, con le adeguate combinazioni alimentari che tenga in considerazione anche l'immunologia del soggetto e che negli alimenti esiste quello di cui abbiamo bisogno quotidianamente senza la necessità di ricorrere ai multivitaminici. Con questo terminiamo questo video di introduzione alle vitamine K e se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e grazie per seguire questo canale.